La Luparense ha perso il break, aveva un match point sul suo servizio, ma il rigore di Mancuso è stato un doppio fallo. Ce n'è un altro stasera, ma stavolta serve il Pescara. Si gioca in campo neutro per la squalifica del Pala Giovanni Paolo II, ma la società si è portata dietro una città intera, pronta a spingere la sua squadra alla finale delle finali. Volksfutsal al Pala Prometeo Estra di Ancona per gara 4 della finale Scudetto. Buonasera da Marco Calabresi e Alessio Musti. Meravigliosa l'impatto che sta dando questo palazzetto. Siamo oltre 150 km da Pescara, è venuta una città intera a seguire la squadra. Questo dimostra l'attaccamento e l'organizzazione del Pescara, sia con i treni sia con i pullman, è riuscito a portare tutti gli appassionati. Ancora Ramon, il tocco per Adriano Foglia, a sinistra per Onorio che sterza, rientra! Umberto Onorio porta in vantaggio la Luparense e fa esplodere i 100 tifosi veneti proprio sotto il loro capitano. Occhio al break dei Lupi, 2 contro 1, Ramone Taborda contro Morgado e Pablo Taborda, 2-0, ancora una volta un gol sotto il settore dei tifosi della Luparense, pallone perso in maniera sanguinosa dal Pescara e Pablo Taborda non perdona, 2-0. Contrattacco rapido di Ramon insieme a Taborda, 2 contro 1, bravo Taborda, Capuozzo la palla, credo gli passi alla fine sotto le gambe, ma doveva coprire tutta quanta la porta. Ancora Pescara che però insiste, Alambrandi recupera palla, ma la recupera anche Morgado, arriva il fallo di Mattias Lara, è un fallo pesante perché è il sesto commesso dalla Luparense. Va Cuzzolino, il grandissimo intervento di Miarelli con l'aiuto del palo. Ancora Cuzzolino, Cimanghigno, occhio perché ha un destro potentissimo, rientra sul destro, lo prova Leandro Moreira Cimanghigno, fa partire il Cimishow a 27 secondi dalla fine del primo tempo e adesso il Pescara ha tutto il diritto di crederci. 2-1. Cimanghigno rischia di perdere palla, anzi la perde lanciando Coco Wellington, attenzione perché Cimanghigno è già ammonito, si mette la maglia sopra il volto, sa benissimo che l'ha fatta grossa, cartellino rosso per Leandro Moreira Cimanghigno. Ancora Dudu Morgado, cambia lato per Rosa che può esplodere il destro, lo fa Mati Rosa, 2-2, è un Pescara infinito. Molto bravo, scusami se ti interrompo, Cuzzolino nel ritardare l'uscita di Ramon. Ancora Brandi, nuovamente Ramon, vediamo cosa combinano in 5 contro 4 i Lupi. Ramon! 3-2, partita incredibile! 2:31 dalla fine, i Lupi sono di nuovo avanti. Ancora Morgado per il Ciolito Salas, prova a calciare, Giacomo Azzoni, 3-3, dopo Tenderini segna anche l'altro gioiello, Giacomo Azzoni a 9 secondi dalla fine. Sarebbe la terza volta in questa serie, la quarta volta in 7 precedenti stagionali. Capuozzo tocca per Leggero, la Luparense è ferma e accetta di andarsela a giocare ancora una volta dal dischetto. Il boato del Pala Prometeo Estra, è successo a qualsiasi cosa. Parte Morgado, dentro, 4-3, parte Foglia, dentro, 4-4. Strepitosa la trasformazione di Foglia, non si prendono mai quei rigori. Traversa! Ancora un legno, ancora in quella porta, stavolta pesa tantissimo. Dentro! Il break della Luparense, Coco Wellington. Cuzzolino ha tirato solo rigori decisivi, è un cecchino dai dischetti. La Luparense è nella leggenda, 6 volte scudetto, campione d'Italia, la squadra di David Marin e del presidente Stefano Zarattini. La squadra, il primo gesto di Michele Miarelli è andato a abbracciare Pablo Taborda che sta sulla panchina dolorante e andando a festeggiare con lui. È scudetto in trasferta al Pala Prometeo Estra di Ancona. Campione d'Italia per la stagione 2016-2017, coriandoli tricolori per la Luparense nella storia del futsal, come il suo capitano Umberto Onorio,
applausi al Pescara, ne va a prendere altri dai tifosi del Pala Prometeo Estra, probabilmente regalerà anche le maglie di questa serata comunque memorabile, perché il Pescara è venuto qui con 1000 tifosi arrivati con treni, pullman e macchine, una cosa mai vista nel calcio a 5 italiano. E ora la Luparense che festeggia, il Pescara si gode tra virgolette l'abbraccio dei tifosi, ci riproverà in Supercoppa, ci riproverà il prossimo anno e ci riproveranno entrambe le squadre nella prossima UEFA Futsal Cup.